Ho sbagliato reparto, fatto apposta, gli è. Allora, voglio litigare, vai. 1, 2. 1, 2, calcio sinistro. Montante. Sinistro, indietro montante. Sinistro, indietro montante. Destro. Destro, vai, scasso. Ok, chiudo, fermo con la guardia. 1-1. 1-1. 1-1. 2, schiva. 2. Ottimo. Un piccolo esempio di velocità tecnica quasi a livello professionistico, perché siamo arrivati a livello di match quasi professionisti. Ce li daranno Kevin Acquasanta e Ricky Piasbi, e Kevin ora ci fa vedere lo schizzo style, che è il nostro cavallo di battaglia. Ok, shoot and roll. Jab. Schiva, schiva. Tanto montante. Scusa, lancio montante. Schiva, schiva. Costringo. Ancora. Uno più indietro, destro, veloce. Ancora, veloce. Non va bene se scivola, no? Ancora. Tempo. Ora il guerriero. Appi è venuto alla nostra palestra 3 anni fa. Il suo sogno era fare il pugile. Solo che dei pugili c'avevi niente. Ma anche Antonio la trovò. E fa, maestro, mie gambe che fanno male le gambe. Impiastrano le gambe. Non riuscivo a muovere le gambe. Facci vedere le gambe, Appi, vai. Bravo, bravo. 1-2 secco. Bravo. Asbi, campione italiano di medio massimo dilettanti, con 3 KO consecutivi. 3. Ok, adesso mettiamo un po' di musica. Iniziamo con dei match dimostrativi. Allora, che succede dentro una famiglia quando c'hai il padre poliziotto, la madre carabiniere, e vanno tutti e due dallo stesso maestro pugilato? Francesco, una tragedia. Allora Francesco, sai cosa fa adesso? Siccome fra poco assisterà al match tra la mamma e il papà, quindi tra polizia e carabinieri, tra moglie e marito, cioè il derby dei derby proprio, Francesco ci leggerà una preghiera nella quale noi crediamo, che è la nostra preghiera del pugile, che abbiamo da anni nella nostra palestra. Grazie Francesco. Oh Signore, donami la forza di salire sul ring senza paura, per lottare fino alla fine senza mai indietreggiare. Fai che io affronti ogni avversario nel rispetto e con onore. E nel momento più duro non mi abbandonare mai, ma aiutami a tenere sempre alte le mie mani. E se io cado, fai che possa rialzarmi, poiché il mio destino è combattere, e nel destino di ogni... Io sono vivo, oddio, donami ancora una volta la follia di rischiare tutto per un sogno che a parte me nessuno vede. E benedici tutti i pugili del mondo, come me, continuano a sognare. Grazie. Bravo. Ovviamente... La preghiera è bellissima perché dice: per un sogno che a parte me nessuno vede, a parte noi, perché finché non ci sali sopra questo sogno non lo vedi. Ho avuto esperienza
all'estero, in Italia, ho combattuto con pugili molto più preparati di me, però io ci ho sempre creduto. E quando il maestro gli dice caschetto e paradenti, cosa succede? Il sogno si avvera. Caschetto e paradenti per tutti, forza. Vuol dire che vai sul ring. Roberto, fai in tempo a scappare.